Littock combatté all'inizio del 2368 per il diritto di scegliere il prossimo cancelliere dell'Associazione Superiore del Klingon e di fatto il capo dell'impero Klingon. La guerra è stata combattuta tra le forze fedeli a Goron, il candidato legalmente nominato e i sostenitori della casa di Duras, guidati da Lursa e Betor. La guerra è stata una vittoria decisiva per Goron, ma è stata raggiunta solo attraverso l'assistenza indiretta della Federazione Unita dei Pianeti esponendo l'assistenza segreta romulana alle forze della famiglia Duras. Preludio. Il conflitto aveva le sue radici nel regno di Kempek, il più vasto cancelliere dell'impero. Anche se Kempek regnava con un pugno di ferro e riuscì a mantenere la pace nell'impero, la sua influenza cominciava a diminuire mentre cresceva e due fazioni avversarie cominciarono a svilupparsi. La prima fazione, guidata da Goron, ha favorito la continua alleanza con la Federazione, mentre la seconda fazione guidata da Duras ha cercato di stabilire una politica più indipendente e aggressiva per l'impero. Duras aveva sostegno da una grande maggioranza dell'Associazione Superiore, mentre il sostegno di Goron è venuto in gran parte dagli stranieri politici e dal personale militare. Le tensioni si sono avvicinate all'inizio del 2367 con l'improvvisa rivelazione che Kempek stava morendo. Era stato avvelenato lentamente da Veridio 6 che era stato introdotto nella sua vampa di sangue. Poiché l'assassino non aveva mostrato il suo volto alla vittima, la tradizione Klingon considerava che l'atto fosse senza onore. Riconoscendo la corruzione che aveva preso l'impero, Kempek decise che non poteva fidarsi di nessun Klingon con il compito di scegliere il prossimo leader dell'impero. Pertanto, prese l'inaudita azione di scegliere John L.U.C. Picard, un ufficiale di Human Starfleet, come arbitro di successione. Picard ha inizialmente rifiutato la richiesta di Kempek, ma Kempek ha sostenuto che una guerra civile Klingon avrebbe inevitabilmente coinvolto poteri vicini. L'assemblea Toliana, l'alleanza Ferengi e, in ultima analisi, l'impero Romulano e la stessa federazione. Kempek ha sottolineato che chiunque lo avesse ucciso in modo disonesto Goron o Duras non poteva essere autorizzato a governare l'impero. Preoccupato per la prospettiva di una guerra interstellare massiccia, Picard accettò di arbitrare la controversia. Il processo di selezione di un nuovo leader per l'impero fu quasi immediatamente interrotto quando una bomba esplose al centro della cerimonia di Sonchi che confermava la morte di Kempek. Un blocco ciascuno delle delegazioni di Goron e di Duras è stato ucciso in esplosione. Picard, preoccupato degli avvertimenti di Kempek sulle azioni disonorevoli di Duras o Goron, ha scelto di procedere con attenzione. Ha rilanciato l'antico rituale degli Aitsuk, in cui ogni concorrente ha cercato di dimostrare la sua dignità di condurre il consiglio, che ha ritardato la decisione finale abbastanza a lungo per consentire all'indicurista di indagare sul bombardamento. Quello che gli ufficiali d'impresa trovavano era inquietante. La bomba aveva usato un detonatore molecolare di decadenza, un tipo di dispositivo utilizzato solo dai Romulani. Dato la storia passata tra la casa di Duras e i Romulani, Duras era stato precedentemente coinvolto in una copertura del colpevole di Yarod del suo padre per il Kitomer Massacresome 20 anni prima, che fu ufficialmente accusato del padre di Worf, Mo, per il quale Worf ha scelto di accettare il disonore per impedire che l'impero si divisca. Mentre la casa di Duras è cresciuta politicamente potente, c'era ormai una prova che indicava uno dei contendenti. Il procedimento è stato improvvisamente concluso da una lotta tra Duras e Worf.
Duras aveva ucciso Kenir, ambasciatore della Federazione nell'Impero Klingon, per indagare sulla questione del massacro di Chitomer e scoprire la complicità del padre di Duras. Worf, come compagno di Kenir, ha affermato il diritto di vendetta contro Duras e ha ucciso Duras in un combattimento onorato. Anche se Worf era ufficialmente persona non grata nell'impero, l'Alto Consiglio ha considerato la questione chiusa. Con Duras ucciso e la sua fazione ha screditato, la strada fu liberata affinché Goron assumesse la direzione del Consiglio. Anche se Duras è morto in disgrazia, la sua famiglia non ha ereditato quella disgrazia. La corruzione di Duras si era diffusa in gran parte del resto dell'Alto Consiglio, che era pronta a sostenere la casa di Duras nonostante il disonore tradizionale del suo leader ormai morto. Lursa e Bethor, le suore di Duras, assumevano la direzione della Camera e cominciarono a raccogliere un sostegno per superare Goron. Hanno anche assicurato la fedeltà di 3 comandanti di flotta prominenti, gonfiando i loro ranghi per una possibile sfida militare alla direzione di Goron. Goron ha chiesto che Picard, come arbitro di successione, assicura la sua installazione come cancelliere. Picard non usciva dai confini della legge di Klingon e rifiutò la richiesta di assistenza da parte di Goron. Avrebbe solo assicurato Goron che avrebbe risposto a qualsiasi sfida secondo la legge di Klingon. Il potere delle sorelle, quando è arrivato, ha preso una forma inaspettata. Hanno presentato al Consiglio Toral, un giovane figlio illegittimo. Illegittimo erede di Duras, Gorgon ha sfidato Goron per la guida del Consiglio e il Consiglio, controllato quasi interamente dai sostenitori della famiglia Duras, ha sostenuto la sua sfida. Pardel è stato quindi messo in una posizione estremamente insopportabile se accettasse la sfida di Toral. Goron sarebbe stato ucciso rapidamente e Toral installato come leader. Ma se ha rifiutato la sfida di Toral, la presunta fusione della Federazione di Picard sarebbe stata usata come un grido rally per le forze di Duras a strappare il controllo da Goron con la forza. In definitiva, Picard ha scelto di respingere l'affermazione di Toral, sostenendo che Toral non aveva rivendicato alcun onore per se stesso, non avendo combattuto alcuna battaglia per l'impero. Incurata, Lursa e Bethor protestavano la dittazione di Picard per gli affari Klingon e guidavano la maggior parte dell'Alto Consiglio a piedi fuori dalla grande sala. Goron è stato lasciato con pochi alleati e praticamente nessun sostegno. La guerra scoppiò finalmente con un attacco brusco sulla nave ammiraglia di Goron, l'Ix Bortas. Non aspettando un attacco così in fretta, Goron è stato preso dalla sorpresa e la sua nave è stata quasi distrutta prima che gli attaccanti vengano spinti dal capitano Kurnen Lixegta. Kurn, un avversario spontaneo di Goron e Duras, era stato persuaso a sostenere Goron dal suo fratello maggiore Worf. Kurn ha portato con sé il sostegno di 3 squadroni di flotte complete che hanno dato a Goron una possibilità di combattimento per resistere ai suoi nemici. Incoraggiato da questo sostegno, Goron ha scelto di passare con la sua installazione come cancelliere dell'impero Klingon. Worf, dopo aver accettato il disonore per impedire che l'impero si separasse, ora purtroppo ha visto il suo sacrificio sprecato quando l'impero si è riversato. Andy? Di fronte a una scelta di tornare al servizio a bordo dell'Enterprise o di lottare insieme a suo fratello a sostegno di Goron. Ha scelto di dimettersi dalla sua commissione per combattere sotto Kurn a bordo degli Egta.
Come leader ufficiale dell'impero, Goron ha chiesto alla federazione inviare un supporto per combattere le forze della famiglia Durasa ai sensi del trattato di alleanza. Janelle UC Picard, che agiva come rappresentante della federazione, rifiutava di impegnare risorse della federazione, chiamando il conflitto, per definizione, una materia interna di Klingon. Anche se la maggioranza della flotta Klingon non aveva ancora scelto i lati nel conflitto, Goron era seriamente sovrastampato dalle forze Duras, che avevano controllato almeno 7 squadriglie e avevano accumulato una grande flotta vicino a Beta Toridar. Nelle prossime 2 settimane, le forze di Goron hanno subito 3 grandi sconfitte, soprattutto nella battaglia di Mempa. Anche se la battaglia di Mempa è stata una grande sconfitta per Goron, è stata anche una battaglia notevole perché avrebbe potuto portare a una rottura completa. Il generale Martok forse è diventato una figura venerata nelle forze Klingon per la sua leadership eroica in quel giorno. Inoltre, il capitano Kurn usò una manovra brillante e non ortodossa per ordinare a Legueta di usare un colpo solare per distruggere 2 navi da guerra perseguitate. TNG. Redemption, Redemption II, DS9. Apocalypse Rising. Nella federazione molti occhi guardavano attentamente i rapporti provenienti dai campi di battaglia. Sebbene la prima direttiva dettasse che la federazione rimanga neutrale nella guerra, il capitano Picard ha correttamente sottolineato che se altri poteri come i Romulani fossero coinvolti nel conflitto, allora sarebbe molto una preoccupazione della federazione. Picard sosteneva che la serie ininterrotta delle vittorie di Duras indicava che ricevevano supporto esterno. Infatti, Picard ha sottolineato che i Romulani avevano cercato di destabilizzare l'alleanza federale Klingon negli ultimi 20 anni e era quasi impensabile che essi rimanessero impegnati in un crocevia crucia. Le per gli affari dell'impero. Ammira le scenti della flotta. Picard ha suggerito che la flotta stellata blocca il confine Klingon-Romulano e impedisca ad ogni navi di inviare ulteriori, ancora ipotetici, sostegno alla famiglia Duras. Utilizzando una nuova tecnica chiamata griglia di rilevamento del Tathion, anche le navi nascoste sarebbero state rilevabili ai sensori della flotta stellare. Scienti e il Consiglio federale hanno autorizzato il piano di Picard e Luce Enterprise di ha portato una flotta di 23 navi nel territorio di Klingon per distribuire la rete Tathion. Questa azione ha richiamato una protesta immediata dal lato Romolo della frontiera. In quanto il comandante Sela ha chiesto che la flotta della Federazione si ritiri o sia considerata ostile e una potenziale forza d'invasione. Per provocare i Romulani nel tentativo di eseguire il blocco. Picard ha suggerito che Goron lanci un attacco a larga scala sulle forze di Duras nella speranza di forzare la Duras a chiedere aiuto ai loro alleati segreti. I Romulani hanno preso l'esca e, nonostante il tentativo di illudere il rilevamento, che è stato sconfitto grazie all'iniziativa del comandante Dati in comando dell'USS Sutherland, le navi romulane furono esposte. Con la loro connessione alla famiglia Duras esposta, Sela ordinò le sue navi si ritirino nel territorio dei Romulani piuttosto che rischiare una lotta con i Klingon e con la Federazione. Il supporto Klingon è sceso dalla famiglia Duras come la conoscenza della loro collaborazione con i Romulani diffusi, e la gallerina ha portato a una vittoria completa. Nei giorni finali della guerra, l'Ursa e Beton fuggirono dalla loro base su Konos mentre furono forzati dalle forze di Goron, abbandonando Toral per difendersi da sé. Egli finì per essere stato condannato per tradimento dall'Alto Consiglio.
Goron ripristinò l'onore di Worf in gratitudine e consegnò il destino di Toral. Worf ha scelto di risparmiare la vita di Toral, poiché era poco più di un pegno delle Tsi, una decisione che più tardi si pentì. Dopo la sua vittoria, Goron ha stabilito un rigoroso controllo sull'impero. Ha nominato una nuova assemblea del Consiglio Alto, tra cui Kurn e molti altri alleati chiave. Sebbene la posizione di Goron